Grazie Presidente. Allora, oggi sono 5 mesi che questa maggioranza governa Roma e noi stiamo affrontando i problemi difficilissimi che questa città che abbiamo ereditato. Allora, è ovvio che io tra l'altro c'ero nella Commissione Ambiente nella quale abbiamo preso degli impegni che noi cerchiamo di far sì che questa società diventi una società di primo livello. Per cui, tra l'altro, ci sono i verbali, l'abbiamo detto davanti ai lavoratori, non abbiamo nessuna difficoltà ovviamente a ribadirlo anche adesso. Però mi preme dire una cosa, che chi sta cercando di far credere a delle persone che si trovano in una situazione ovviamente difficile, che tutto è semplice, che tutto è facile, che tutto è fattibile nel giro di poco tempo, sta dicendo una cosa non corretta. Perché per fare delle operazioni così complesse ci vuole del tempo ed è quello che noi abbiamo chiesto ai lavoratori. Lo so che non è semplice, lo so che è più facile applaudire un onorato, me ne rendo conto perché è in una posizione molto più semplice della nostra. Però il discorso è che noi vogliamo dire le cose come stanno. Io ho sentito Sì. Interventi da Un parte attimo degli solo, altri. consigliere. Chiedo cortesemente silenzio in aula. Io ho sentito diversi interventi da parte degli altri consiglieri, tra l'altro ho sentito la consigliera Baglio che dice: ma il livello di servizio come lo vogliamo garantire? Beh, consigliera Baglio, non come l'avete garantito voi, questo è sicuro, perché in tutto questo tempo vorremmo cercare di cambiarla la cosa perché quello che è stato fatto fino adesso sicuramente non ci piace e sappiamo che ci avete lasciato una situazione molto difficile con dei lavoratori che si trovano in difficoltà, che non vengono rispettati e che vengono trattati male in questa azienda. Mentre noi vogliamo un percorso diverso da questa situazione, però. Certo è che la situazione no, non è facile, non è semplice, lo ribadisco. Abbiamo bisogno un po' di tempo per tentare tutte le strade possibili per poter risolvere questa situazione. Noi stiamo lavorando tanto, tra l'altro, abbiamo visto che anche il consigliere Figliomeni prima ha detto, ma qui gli alberi cosa succedono? Cadono? Ecco, noi abbiamo adesso messo 5 milioni di euro per fare una mappatura sugli alberi, per fare una mappatura su 80.000 alberi, una cosa che non era mai stata fatta prima. Ecco, allora è molto facile parlare in un'aula e far credere che le cose vadano in una direzione sbagliata quando c'è chi sta tentando con grandissime difficoltà per la difficoltà economica nella quale ci troviamo perché abbiamo una città in Dovrebbe una situazione. concludere, consigliere. Sì, concludo. Allora, visto che non ci piace raccontare cose non vere alle persone, noi questa mozione di onorato voteremo no perché c'è la mozione successiva nostra dove possiamo dire quell'impegno. L'impegno che possiamo prendere con le persone, lì c'è scritto l'impegno e nella mozione successiva c'è quello che noi possiamo fare.